All'inizio della serata vi ho raccontato di importanti novità quest'anno. Una tra queste novità è l'apertura ai giovani stilisti. Ed il prossimo Momento Moda è dedicato a giovani emergenti. Grazie alla disponibilità del preside, il professor Giuseppe Lamberti, siamo riusciti a coinvolgere una scuola, l'Istituto Professionale per l'Industria e l'Artigianato Michele Niglio di Frattamaggiore, che nella sede di Grumo Nevano ha attivato il corso per la moda. Abbiamo sentito l'esigenza di dare visibilità a giovani talenti e a nuove proposte. E questa sera, dirette dall'ottimo professor Iavarone, alcune ragazze del corso indosseranno le proprie creazioni, quindi sfileranno con gli abiti che hanno disegnato e realizzato. Signore e signori, accogliamo con un applauso di incoraggiamento le ragazze del Michele Niglio.
ringraziamo ancora queste splendide creazioni. Inviterei sul palco la professoressa Anna Leotta e il preside, se c'è, Giuseppe Lamberti. Non c'è. Allora, lo salutiamo. E intanto, professoressa, qual è il percorso didattico che fanno questi ragazzi per arrivare poi a creare degli abiti così? Allora, innanzitutto dico che quello che le ragazze frequentano è una scuola superiore come tutte le altre, che rilascia un diploma, per cui possono conseguire anche appunto la possibilità di andare all'università, però diversamente da una scuola superiore comune, dove si insegnano le materie comuni, base, appunto italiano, francese e così via, ci sono delle materie dette professionalizzanti che consentono ai ragazzi una formazione come appunto tecnico dell'abbigliamento e moda, per cui si possono impiegare in questo settore che già è presente nella loro realtà territoriale. Noi crediamo molto che la loro formazione, il loro studio possa essere davvero il rilancio delle attività che esistono già nel loro territorio. Grazie mille, professoressa. Professore, quali sono le caratteristiche che un giovane designer deve avere per riuscire? Intanto la prima caratteristica che un giovane designer deve avere, a mio parere, è la creatività. Deve saper osservare e quindi trarre idee nuove dall'osservazione della realtà che la circonda. Quindi, perché abbiamo visto che si possono creare delle cose bellissime, però la cosa più importante è che deve essere la creatività. La moda è fatta di creatività, di innovazione, di fantasia e di immaginazione. E a me questa serata, per me, è particolarmente importante, in quanto l'istituto si apre al territorio, perché proprio in questa apertura al territorio, in questa, diciamo così, evidente allargamento dell'orizzonte al di là di ciò che facciamo a scuola, nei confronti dell'attenzione alle aziende, l'attenzione a ciò che si fa sul territorio, è la cosa più importante che un'istituzione scolastica come la nostra, Michele Niglio, Istituto Michele Niglio di Grumo Nevano, deve fare per creare per i giovani, per costruire per questi giovani la speranza di un futuro certo e sicuro. Ringrazio le ragazze che hanno splendidamente rappresentato la nostra scuola. Grazie di nuovo, buonasera. Grazie. Volevo aggiungere che insieme alla sfilata avevamo proprio pensato come performance, no? Dimostrativa della creatività e dell'immaginazione, proprio il momento in cui uno stilista, avendo un corpo, un tessuto a disposizione, può creare un elegante abito. Ecco. È l'atto creativo che è stato celebrato. Perfetto, grazie mille, grazie per la disponibilità e complimenti. Grazie.